Allora, oggi andiamo a visitare il santuario di Re col monopattino. Siamo partiti da Santa Maria, adesso sono a Malesco, nella pista ciclabile. Passiamo in mezzo a questi posti che l'inverno sta abbandonando. Tra un po' arriverà la primavera e i colori diventeranno incredibili. Comunque sono in mezzo al silenzio. Il mio bel monopattino e abbiamo anche il navigatore che non serve a niente, ma sto collaudando. Il navigatore della moto metteremo su. Ok, e adesso ripartiamo. C'è ancora qualche chilometro da fare in ciclabile e arriveremo al santuario. Ed eccoci di fronte al primo problema. La ciclabile sembra impraticabile. E adesso vediamo come inventarci, vediamo se il monopattino riesce a superare questo problema. Qui il problema è grosso perché naturalmente il monopattino non ce la può fare. E l'ho dovuto spingere, ma è una lastra di ghiaccio vivo, scivolosissimo. Però andiamo avanti, noi non ci arrendiamo. Vediamo se il resto della ciclabile è quantomeno praticabile. Poi il ritorno lo faremo sulla statale. Vediamo il nostro Ninebot che cosa può fare. Andiamo avanti. Ogni tanto qualcuno dovrebbe dirci che abbiamo delle idee di merda. Cioè, sto facendo una fatica che non avete idea. E guardate cosa mi aspetta. Lo sto spingendo, mi finisce sulle gambe, lo devo sollevare. Diciamo che da questo lato l'inverno ancora non se n'è andato. E vabbè, piano piano. Guardate cosa mi tocca fare. Ho dovuto scavalcare il monopattino da un lato che scivola da morire, io dall'altro perché non si sta in piedi. E faccio una fatica a far arrivare il monopattino là in fondo, però poi dopo dovrebbe essere finita. È possibile dare sempre la colpa alla plastica e non al coglione che ha buttato una bottiglia di latte qua? La plastica è una risorsa, i coglioni sono quelli da eliminare, da riciclare. Bruciamo i coglioni. Non ce la faccio più difficile, sto qua è sempre più stretto e scivoloso. Allora, è stato faticoso, però adesso voglio farvi vedere perché siamo venuti qua. Guardate, quello è il santuario della Madonna di Re. Vengono tantissimi visitatori, vengono in tanti a vederlo e noi ci siamo arrivati da una strada un po' alternativa, col nostro mezzo alternativo, per provare a dimostrare che si può fare turismo anche con un monopattino, magari non a febbraio. Adesso andiamo a vedere il santuario da vicino. E questo è il santuario visto da sotto. Spettacolare. In un ambiente incredibile. Il parcheggio. Torniamo indietro. Torniamo a casa.